Eccoci, per magia siamo arrivati. Infatti mi è caduto già prima. Ho sbagliato un pochino il posto, però secondo me adesso so dove andare. C'ho tipo un'oretta precisa prima che mi parta l'altro autobus, quindi ti saluto. Non si vede un granché nulla. Sono a Milano, adesso qua forse si vede qualche cosina, sarebbe carino. Cosa ti posso dire? Siamo dei viaggiatori assurdi. La mano, quando metto così la faccia mi si vede. Peccato che queste siepi qua sono bellissime, erano quelle che avevamo anche a Monza e sono, come vedo, molto usate. Sto cercando supermercato, pensavo di tirarla corta, di arrivare più vicino di qua o di là, e invece guarda, sono molto perso. I milanesi sono strani, sono molto più impauriticchi degli altri. È ovvio che c'è un sacco di gentaglia anche a Milano, così, quindi non sai mai con chi stai parlando. Però devo dire che io sono anche abbastanza felice di essere arrivato qua. Ti sto mandando anche questo clip proprio per farti vedere come uno non faccia altro che viaggiare, così come viaggi tu. Sono un po' più veloce, poi arrivando a Milano, adesso tra un'ora parto da Milano per Praga, poi dormirò anche nell'autobus. Ho già dormito un'oretta, mezz'oretta, proprio nel momento in cui mi volevo svegliare. Guarda che carino. E invece purtroppo appunto l'autobus ha finito. C'erano dei neri dietro che chiacchieravano. E forse sentiresti i loro dialetti che oramai conosci da una vita. Mi sembrava di stare in Africa, vedevo proprio anche il coso, il pentolone che bolliva in mezzo alla sabbia. Vedi? Pensavo di essere arrivato, c'erano ragazzi molto carini, devo dire, che mi hanno anche dato delle informazioni. Siamo in questo posto qua, che è Lampugnano, che è molto simpatico, e io continuo a registrare i miei film finché posso, no? Per Giocattolo TV, per tutto. Devo dire che, cioè, ci sono dei luoghi che ricordano anche Praga, però alla fine, vedi di nuovo, queste siepi sono amatissime. Erano le siepi che avevamo anche a Monza, sempre verdi. Sono finito su qualcosa di morbido. Spero che, ecco, vedo le persone con le borse, quindi sono vicino al supermercato. Quindi cosa spero di essere di nuovo poi vicino alla stazione degli autobus, perché tipicamente, vabbè, c'ho ancora tipo 40 minuti, ma ultimamente sto prendendo tutto alla leggera. E quindi, sai, non so mai se sono calmo, se sono troppo calmo. Sto facendo queste trasmissioni carissime perché voglio far vedere appunto oggi che giorno è, di nuovo 25 di novembre. Cioè, io praticamente dopo 20 giorni di nuovo in viaggio sto ingrassando, quindi quasi 80 kg. Lo sento perché la pancia mi dà fastidio. Ecco, finalmente, supermercato. Adesso devo vedere se ci sono soldi. No, in realtà sì, però devo dire che ho preso anche una multa. Ma vedremo, non ho nemmeno voglia di pagarla. Nel tram di Firenze mi sono molto offeso perché era l'ultima fermata, quindi non avrebbero nemmeno dovuto darla. E vabbè, voglio vedere chi mi può testimoniare che io sia stato proprio a Firenze. Guarda, qua c'è la pompa di benzina.
E dietro dovrebbe esserci appunto il supermercato, quindi ti faccio vedere subito dov'è. Questi che chiacchierano cosa. Ah, infatti, ecco il supermercato che cercavo. È qua che sono venuto quasi 2 mesi fa, sono molto felice. Adesso bisogna entrare. Comprarsi qualcosa 24 ore su 24, dice. Chissà, baci.